impianti. Non ci sono tagli indiscriminati ai servizi e quello di Alfi non è un bilancio poco attendibile, anzi è un documento di programmazione economica regolare e preciso. A dirlo l'assessore Maurizio Lattanzio, che dopo critiche e attacchi arrivati negli ultimi giorni dai banchi e del centro-sinistra, ha voluto difendere l'operato suo e della giunta Galvagno. Sotto la lente di ingrandimento di maggioranza e opposizione, i mancati introiti provenienti dagli oneri di urbanizzazione, 1.200.000 euro in meno rispetto alle stime su 105 milioni totali. Soldi non incassati che per l'opposizione rischiano di paralizzare anagrafe, asili, polizia locale. Cifra che per Lattanzio inciderà in maniera marginale sulla erogazione dei servizi della cittadinanza. Un esempio per tutti quello degli asili. I 30.000 euro risparmiati proprio nella gestione del settore hanno permesso di garantire fino a fine anno la mensa sociale. A dirlo ancora l'assessore al bilancio. Nel dettaglio che è stato consegnato con la pratica a tutti i consiglieri comunali, compresi i consiglieri comunali di Milano che hanno fatto queste, hanno dato queste indicazioni, c'è effettivamente una riduzione di spesa che riguarda gli edilizi di 30.000 euro, ma è una riduzione di spesa che non deriva da un taglio dell'amministrazione, è l'indicazione che è stata fatta dagli uffici che ci ha indicato un risparmio sulla spesa. Altra questione è quella relativa ai 380.000 euro di spese per lavori pubblici per i quali non è stato ancora possibile reperire pezze giustificative. Debiti verso private aziende che avrebbero svolto lavori per conto del comune, ma dei quali manca documentazione dalle fatture preventive alle quietanze. Cifra questa che sarà presa in esame se e quando i diretti interessati produrranno la necessaria documentazione. I soldi per pagare i creditori, assicura ancora Lattanzio, ci sono. E infine il capitolo revisore dei conti, nessuna questione di legittimità secondo il comune, solo dubbi sull'opportunità di una manovra di assestamento così in anticipo sui tempi. Hanno scritto espressamente che pur ritenendo la piena legittimità della manovra della pratica relativa all'assestamento, esprimeva dei dubbi sulla opportunità che venisse fatta insieme alla manovra di salvaguardia.